Di trucco. Allora, videolibresco. Videolibresco un po', diciamo, di quelli chiacchiera tra amiche, parliamo di libri. In realtà non è una recensione, perché quello che intendo mostrarvi non sono dei libri letti sulle quali io vi andrò a dare le mie impressioni, insomma, la mia tra virgolette recensione, perché qui non si parla mai di recensione, queste sono tutte chiacchiere tra amiche. Amore, mettiti un po' sdraiata. Mettiti un po' sdraiatina, te. Ma vi faccio vedere. Oh sì, amori. Spegni la luce al bagno, tesoro, grazie. Allora, vi faccio vedere alcune letture che ho in corso, perché credo lo dissi anche in un passato video. La traccia di Rossetto? Eh sì. Allora. Sì. Allora, dicevamo. Allora, non so se questa cosa la dissi anche in un precedente video, credo di sì, ma io sono una che legge più libri contemporaneamente, perché sono, come si dice, volubile, sono curiosa e perché spesso incappo nel blocco del lettore, ed il blocco del lettore in me è incentivato nel momento in cui trovo un libro che non mi stuzzica particolarmente e mi ci blocco, perché non sono una di quelle che sento tante, tipo Deborah, sproloqui di Deb, vi lascio, cerco di ricordarmi e per lasciarvi il suo canale qui sotto, perché è una ragazza veramente deliziosa e anche lei, insomma, fa spesso, oltre a quelli diciamo, sulla bellezza, cura di sé, fa anche libri, video sui libri che a me piacciono tantissimo. E chiudo parentesi, bacetto. E niente, vi dicevo, io invece sono una che se un libro non mi piace, mi blocco. Quindi che cosa faccio? Nel momento in cui faccio una lettura e arrivo in un punto in cui quel libro un po' ha perso l'entusiasmo, è un punto un po' pesante in cui faccio fatica ad andare avanti, spezzo diciamo, questa monotonia iniziando un'altra lettura. Siccome di libri da leggere ne ho tanti, uno perché vi ho detto più volte che ho acquistato ultimamente, nell'ultimo anno, parecchi libri, perché ho passato un bel periodo in cui veramente non ho aperto libri se non letture molto soft, vedi Sophie Kinsella. E niente, quindi ne ho tanti di libri e ho proprio la voglia di conoscere quelle storie. Quindi vi faccio vedere un po' di cose. Allora, al momento in lettura, quella che è partita prima, dopo che ho finito, che libro ho finito? Non mi ricordo. Vabbè, comunque è questo libro qui. Allora, in alcuni video, insomma, sempre libreschi, sentivo citare spesso e volentieri Stephen King, che insomma un autore con le contro, a dir poco geniale, faccia da pazzo, guardate, faccia da pazzo. Io devo ammettere che non ho mai letto in vita mia dei libri di Stephen King. Perché? Perché io sono una che si impressiona, io mi impressiono, c'ho paura. E quindi non avevo mai comprato un libro di Stephen King, però la curiosità, sentendolo nominare spesso e volentieri da altri, mi cresceva. Allora che ho fatto? Invece di andarmi a comprare un libro, ho cercato in libreria, perché ero sicura che mio marito ne avesse almeno uno, e quello che aveva mio marito è questo qui, che aveva preso diversi anni fa, e tra l'altro lui non l'aveva nemmeno letto. E poi ho l'ultimo, quello che ha a che fare con l'omicidio di Kennedy. Ora non mi ricordo il titolo perché ha una data 23-11-63, mi pare. Stoppanate. E quindi, insomma, ho voluto iniziare questa avventura. Sono arrivata, praticamente oggi ne ho letto un bel po', e sono arrivata, ho letto questa parte qui, mi manca questa. Devo dire che il libro mi piace, non è propriamente il mio genere, perché se avete capito, insomma, leggo un genere totalmente diverso, però appunto ero presa dalla curiosità. Il libro mi piace, devo ammettere che scrive bene, scrive veramente bene, perché non è puramente un horror, ma c'è, insomma, c'è molto di più. E quindi è un libro che comunque ti porta alla riflessione, ti attirano molto i personaggi perché sono caratterizzati
caratterizzati molto molto bene, quindi io mi ci sono veramente affezionata ai personaggi. Ce n'è una che è sparita proprio nella lettura di odierna, e mi è dispiaciuto un casino, ho detto no, non può morire. Quindi va bene. E niente, però anche questa lettura mi impressiona. Infatti l'altra sera ero curiosa, di solito non lo leggo la sera. Motivo anche questo per il quale ho iniziato altre letture, perché la sera io non lo leggevo proprio per non impressionarmi, dovendo affrontare la notte. Sapete che spesso soffro anche di insonnia, non dormo, quindi cioè, questo mi impressionava. L'altra sera niente, mi sono intignata e sono voluta andare avanti. Vi dico che a un certo punto nella notte io nei bagni ho praticamente come aggeggi per mettere sia i prodotti nella doccia che gli asciugamani o la carta igienica o dei cosi che si attaccano con le ventose. Beh, l'altra notte quello che ho nella doccia si è staccato dal muro, ha fatto un botto. Io boh, mi stava per partire veramente. Sono veramente saltata e mi sono e niente, e mi sono svegliata col pensiero di questo libro. E niente, e quindi questo lo sto portando avanti. Brevemente parla di a che fare con i cellulari. Praticamente in un giorno fra tanti parte una specie di impulso dai cellulari, e tutti quelli che avevano accanto a sé un cellulare perché stavano facendo una telefonata o altro, è come se gli viene resettata la memoria e diventano delle specie di bestie, proprio dei mostri. E quindi comincia la traversata di questo gruppo di persone che non avevano il cellulare e quindi si ritrovano, e comincia questa traversata. Dalle recensioni io... Che c'è? La do stappa? Dalle recensioni ho letto che non è uno dei migliori libri di King, ma io essendo profana, quindi non avendo capacità di darne un vero giudizio esperto, devo dire che a me piace. Allora, e per il fatto che non vi dico di più sulla trama, però vi dico che mi piace. Non posso dirvi di più sulla trama. Allora, per il fatto che appunto non lo leggevo la sera, le mie serate sono state accompagnate fino a qualche giorno fa. Non lo prendo perché ce l'ho in mansarda, ma tanto lo cito e lo conoscete tutti, tutte. Ho letto Il vecchio e il mare di Hemingway. È stata una lettura veramente, veramente piacevole. Allora, faccio un altro inciso. Siccome vi dicevo appunto che di libri ne ho tanti, quindi ogni volta, un po' come con gli smalti, faccio fatica a scegliere la nuova lettura una volta che ne ho terminata una. Quindi, diciamo, il metro per la scelta che mi sono data è che leggo magari una new entry, poi ci metto un libro che è una rilettura, quindi un libro che ho già letto, oppure un classico, perché a me i classici piacciono sempre, quindi Il vecchio e il mare rientrava nella saga dei classici. E mi è piaciuto tantissimo, una lettura breve, piacevolissima, ma vi porta via proprio lontani dalla terraferma. Mi ha veramente affascinato e l'ho apprezzato ancora più dopo che l'ho finito, perché in sé per sé, diciamo, non è che è un libro che chissà che trama spettacolare che ha, tutt'altro, anche come trama è anche abbastanza quasi noioso, perché nella pesca bisogna avere molta molta pazienza. Però venite veramente trasportati in mare aperto. Cioè, io leggendo quel libro vedevo proprio il colore del mare, la limpidezza, il colore di questi pesci, sentivo gli odori, vedevo il vecchio e ne provavo quasi pena, perché il vecchio, mentre in questa battuta di pesca, da solo comincia a dialogare con se stesso, con la propria coscienza e con il marlin che aveva pescato. È veramente bello, veramente, veramente bello. Sempre per la saga dei classici, finito quello, per dopo di quello, insomma, un altro classico che ho scelto di leggere è questo libro qui di Dino Buzzati. Questi sono libri che uscivano, non mi ricordo quanti anni fa, con il...
Corriere della Sera, e poi mi pare che erano usciti anche quelli con La Repubblica, forse, perché Il Vecchio e il Mare ce l'ho di un'altra tipologia, insomma, faceva parte di un'altra uscita. Qui conservo ancora il segnalibro che uscì con quella raccolta, e io ne comprai un bel po', non tutti, ma ne comprai un bel po'. Dino Buzzati è un autore che da un bel po' di tempo mi incuriosisce, non ho mai letto nulla di lui, l'ho iniziato proprio da poco, quindi vedete che, insomma, è ancora una giovanissima lettura per me, insomma, l'ho iniziato proprio da poco. E anche questo mi piace perché è uno di quei romanzi un po' introspettivi, questo in particolare anche un po' autobiografico, quindi dà opportunità anche di conoscere un po' l'animo dello scrittore. È molto bello, insomma, parla d'amore, parla di un sentimento profondo in una storia molto particolare, quindi queste sono le cose che mi attirano sempre. Poi, rilettura. Allora, come rilettura ho preso questo qui, Italo Calvino, Il Visconte dimezzato. Anche questo l'ho iniziato, credo, 1 o 2 giorni fa, quindi sono più o meno all'inizio. Io purtroppo devo dire che sono una che, specialmente ultimamente, ma la cosa si protrae, si vede da qualche anno, perché io non ho memoria dei libri che ho letto. Cioè, è difficile che io veramente me ne ricordo, cioè mi ricordo se mi è piaciuto, che cosa mi ha colpito, però di per sé la trama io non la ricordo particolarmente. Mi ricordo però che questo libro, al tempo, quando lo lessi tutto d'un fiato, mi colpì particolarmente. Complice questo ricordo, mi è tornata la voglia. Vi leggo che cosa c'è scritto dietro, che è praticamente diciamo, è una parte di un'intervista che Calvino fece nell'83. Quando ho cominciato a scrivere Il Visconte dimezzato, volevo soprattutto scrivere una storia divertente, per divertire me stesso e possibilmente per divertire gli altri. Avevo questa immagine di un uomo tagliato in due e ho pensato che questo tema dell'uomo tagliato in due, dell'uomo dimezzato, fosse un tema significativo, avesse un significato contemporaneo. Tutti ci sentiamo in qualche modo incompleti, tutti realizziamo una parte di noi stessi e non l'altra. E niente. È da leggere. Poi una breve lettura, ecco, perché un'altra cosa che faccio, io ho notato che, cominciando a leggere più libri insieme, incappo, c'è una cosa che non devo fare: non devo leggere due mattonazzi, perché a me la mole di pagine a volte spaventa. Quindi, nel momento in cui un libro di 500 e più pagine, credo che questo sta sui 600, questo. Sì, più o meno, quasi a 600, e non posso leggere un'altra lettura che so che mi impegnerà per parecchio tempo. Quindi mi fa piacere alternarlo a letture che sono più brevi, così poi ho la soddisfazione che lo finisco in meno tempo e posso iniziarne uno nuovo, proprio perché vi dicevo, sono volubile, sono curiosa. E questa scelta fa parte di questo concetto. Poi, un'altra lettura che è credo una novità per me, perché io di fumetti non ne ho letti tantissimi. Mi ricordo che anni fa lessi, feci una raccolta di Lamù, non so se ve la ricordate Lamù, poi ne presi qualcuno di Ramnamezzi, insomma dei manga classici giapponesi. Sempre guardando libri, cioè video riguardanti i libri, ho sentito spessissimo parlare molto molto bene di questa graphic novel, perché si chiamano così in gergo, e si chiama Saga. Io ho preso su Amazon al prezzo di 11 e qualcosa, 11 euro circa, anziché 14. Ho preso il primo numero, adesso ho detto al marito che mi deve prendere il resto, perché è veramente fichissimo. Questo qui praticamente mio marito me l'ha portato l'altra sera. Mi sono sporcato qua. Me l'ha portato l'altra sera e praticamente io ho cominciato a leggerlo quando ho acceso il fornello per far bollire l'acqua per la pasta,
E l'ho finito prima di addormentarmi, ma veramente fighissimo, non riuscivo proprio a stancarmi. Tra l'altro, nelle recensioni ho letto che la trama del primo è abbastanza, non è granché, però io devo dire che mi è piaciuta, perché poi si sa che quando ci sono le saghe, nel primo volume ci si butta dentro un po' tutto e poi pian piano si sbrogliano i nodi. Quindi aspetto di prendere il secondo. La trama non ve la sto a dire, no, non ve la dico, vi leggo solo qua dietro. Uno scrittore e una disegnatrice in forma smagliante alle prese con il genere di emozionante epopea che Hollywood vorrebbe saper realizzare. Un fantastico volume, l'ennesimo segno della rinascita della Image Comics. È meraviglioso assistere al ritorno di Brian, quello che l'ha scritta, nel mondo del fumetto, ed è ancora più bello scoprire l'arte di Fiona Staples. Se amate il fumetto non potete perdervi questa serie, infatti è veramente ultra lodata come serie. Vi faccio vedere qualche tavola. Mi piace molto come è disegnato. Una cosa che potrebbe infastidire è che nel testo ci sono nei testi ci sono spesso parolacce, c'è qualche immagine un po' spinta, ma se soprassedete a questo, inizia con una cosa un po' tosta. E io all'inizio, quando ho aperto proprio le prime pagine, ho detto: Oh signore, mi sa che non fa per me. Invece, poi vi dico che è stato veramente bellissimo e non posso fare a meno di prendere gli altri volumi. Se non erro, sono arrivati al quinto volume. E basta, queste sono le letture che ho in atto. Spero di avervi tenuto compagnia in questi due video in cui mi vedete vestita allo stesso modo. Noterete che, noterete, ve lo dico io, che avevo tanto bisogno di chiacchierare. Spero che comunque sia, vi siano piaciuti. Insomma, basta, basta, mi azzitto e vado. Un bacio, ciao amiche di trucco, fatemi sapere che ne pensate, se avete letto gli stessi libri, perché insomma a me fa piacere sempre confrontarci. Ciao amiche!